Buon pomeriggio a tutti ragazzi e bentornati qui come su KBTV per una nuova storia, in particolare la storia del pelatone, la storia di Krillin. Ebbene sì, come su vostra richiesta, appunto, la maggior parte di voi mi ha chiesto Krillin, alla fine di questa storia dovrete scegliere di nuovo chi mettere, no, dovete scegliere un nuovo personaggio perché durerà poco questa storia, dovete scegliere tra Tenzing e Yanko. E poi magari la prossima volta comunque farò una sfida e lo dirò anche lì. Ma comunque se volete potete già iniziare a votare, così la prossima volta magari inizio la storia. Vabbè, insomma vedremo. Ma comunque votate Tenzing o Yanko. Intanto io faccio la storia di Krillin, che l'ho già fatta, non dovrebbe... Perché non mi fai le mosse, Krillin? Cosa ti sei rincitrullito? Ok, ce l'abbiamo. Ah, se vi chiedete perché ho così tanta vita, perché sono ovviamente un deficiente. Io ho fatto tutta la storia con tutto il commento bello bello, ma ovviamente non stavo registrando il video. No, no, mi si attacca. Vabbè, poco male, tanto c'ho tanta vita. Non stavo registrando il video, quindi sono un povero scemo. E quindi niente, per forza di cose lo devo rifare. Infatti, come avete visto, sono a livello 11. Mi fa piacere rivederti, maestro Muten. Oh, Krillin, come sei cresciuto? Sì, vabbè. Comunque, sono contento di avere questa PlayStation perché posso fare il commento tranquillamente stando vicino alla TV, non a 3000 km di distanza, perché sennò si sentono le ventole. Come ho detto, neanche nel video di ieri terrò questa PlayStation del mio amico per fare tutti i video, tranne che quelli, almeno finché non fa, diciamo, freddo, cioè fino ad agosto, poi perché poi tanto ad agosto vado via, quindi... finché appunto non farà freddo, per fare tutti i video tranne Ultimate Tenkaichi, che non si possono copiare i salvataggi, quindi per forza non ho alternative, devo necessariamente farlo con l'altra mia console, anche perché io avevo chiesto alla Sony di sostituirmela, dato che comunque è un problema che ho sempre avuto, però in effetti non l'ho segnalato, ma vabbè. Risultato è stato che vogliono 150 copechi per farla sostituire, quindi io di dargli 150 copechi per una PlayStation rigenerata, che data il caso io ne ho cambiate due, tutte e due hanno avuto problemi, non mi sembra il caso, perché nel senso anche adesso non è sicuro, però se due su due hanno avuto problemi subito vuol dire che proprio proprio non le ridanno indietro perfette, quindi io 150 euro per una PlayStation che non funziona non glieli do. Se me la davano gratis, bene, la sostituivo, se no l'attaccate, cioè a me non me ne frega, non è che io posso star qui. Forse era il caso di schivarla, detta così, va bene che sono a livello 11. Dai che lui ha sbagliato, godo. Sì, godo è da per dire, perché comunque la mossa me la fa. Però magari fa un pochino meno male. Vediamo un po'. Questo un pochino fa male, dai. Vabbè, 390, sopportabile, sopportabile assolutamente. Comunque, detto tutte queste cose, che quindi sono ciò che riguarda la mia vita da youtuber, anche perché ragazzi, se davo indietro la console, vabbè che me l'ha data questo mio amico, però comunque mi avrebbe scocciato dover rifare alcuni giochi, cioè, dai, non esiste proprio. Per 150 euro non perdo tutto quello che avevo, cioè, non esiste proprio, cioè... Mi avesse detto 50 euro, ancora c'è 50 euro, vabbè, gli ridai, ok, 150 euro no, cioè proprio non ho 150 euro da buttare in una console rotta, cioè non esiste proprio. Va bene, quindi detto tutto ciò, sì, salva la partita, intanto andiamo a fare anche la saga di Freezer, potremmo cominciare di nuovo le bugie e le verità. Le bugie e la verità, perché comunque mi ero un po' fermato, nel senso che con tutta la storia della PlayStation così ero un po' agitato. Io stamattina ho avuto un esame, ah, povero me, chissà com'è andato, non lo so. Va bene, cominciamo le bugie e le verità. Una volta ero in giro in motorino, qui ho sbloccato il potenziale. Questo era uno sbadiglio. Ero in giro in motorino in piazza Miani. Qui, vabbè, ma voi non sapete dov'è, fa niente. Praticamente lì ci sono i semafori nella piazza, no?
E una delle poche piazze, delle rotonde, scusate, una delle poche rotonde con i semafori, vabbè, insomma, questo tizio, sto signore, passa completamente col rosso, cioè proprio era per i pedoni, era proprio rosso totale, neanche di ciglia, era proprio rosso. Infatti io stavo andando tranquillo tranquillo a 50 all'ora e praticamente, oh, devi stare calmo, praticamente io inchiodo, perché ovviamente se no, no vabbè, non l'avrei centrato perché comunque è abbastanza larga, però comunque inchiodo perché ti vedi uno attraversare, metti che si ferma a metà, lo centri, ecco, non avevo voglia di investirlo, tanto per dirne una, e quindi io inchiodo, quello dietro di me inchioda a sua volta, però forse per non lo so, si è spaventato di brutto, di. Fatto sta che inchioda troppo e vola per terra, cioè proprio sdraiato. Infatti sento. A che distanza mi pigli? Praticamente non so se avete presente, cioè si sente proprio tutto il rumore della strisciata delle ruote, poi pum, la botta che è andato sdraiato. Vabbè. E questa era, diciamo, la storiella A. Storiella B. Una volta ero sempre in giro in motorino. Praticamente volevo fare il figo, diciamo. Faccio per impennare, il motorino si alza troppo, rimango, diciamo, in piedi a 90 gradi con in mano l'acceleratore, però per fortuna l'ho mollato e quindi non. Ho inseguito il motorino a piedi, ecco, sono caduto da. Caduto, no, sono rimasto in piedi da dietro e perché sono un babbo. E quindi così è finita la mia prima e ultima impennata, più pseudo impennata riuscita. Vabbè, terza storia, ero sempre in giro in motorino, allora quest'oggi le facciamo tutte così, ero sempre in giro in motorino e stavo tornando da casa della mia ragazza, sempre vicino a quella piazza lì di prima, c'era la coda, insomma a Milano c'è coda, c'era un bel po' di coda, no? E praticamente arrivato, devi stare calmo, pure tu. Arrivato in mezzo alle macchine, cioè non è che passo a 200 all'ora, no? Passo a 15, a 20 all'ora, perché comunque se uno ti apre la portiera ti ammazza. Allora passavo pianin pianotto, per sbaglio, non è che l'ho fatto apposta, tocco lo specchietto di un tizio, ok? Questo a parte che si è infuriato, ma mica scende e mi insegue per una decina di metri. Poi vabbè, ovviamente si è fermato perché io comunque in scooter. Anche se vado piano, comunque vado a 15 all'ora, quest'ora che è sceso, non è che può fare 200 metri per inseguirmi. Però è stato terribile, cioè, l'ho proprio toccato, non è che dici gli ho sfondato lo specchietto, no? L'ho toccato, cioè, proprio un pelino, e lui. E poi apre la portiera, scende e mi insegue per una decina di metri. Vabbè, ci sono rimasto. Quando l'ho visto, sei stupenda comunque. Va bene, questo è Krilli contro Goku, che sarebbe Ginyu in teoria trasformato nel corpo di Goku. Vabbè, insomma, non so se sapete la storia di Dragon Ball, comunque penso di sì. Oh, devi proprio morire, cioè non ne posso più di te. Cioè, vuoi tipo morire? Vai al creatore. Oh, là là. Fantastic. Fantastic. Ok, livello 12, Krilli aumenta l'aura, vai. No, aura. Ok, penso che manchino un paio di battaglie se non ricordo male, anche perché l'ho fatta 10 minuti fa, quindi credo che manchino un paio di battaglie. Detto tutto ciò, riassumendo le storielle, quindi storia. Ce la posso fare? Ok, storia A. Ero in giro in motorello, un pedone attraversa in col rosso proprio pieno più totale, io inchiodo, quello di dietro di me inchioda. Ma frena troppo col davanti, si vede, rimane sdraiato praticamente. Poveraccio. Storia B. Per fare lo scemo in motorino, ho impennato e sono rimasto in piedi, diciamo. Storia C, invece, questo qui, ho toccato lo specchietto di un tizio. Ho toccato lo specchietto di un tizio mentre passavo, diciamo, tra il traffico. E questo si è infuriato a bestia, è sceso. E mi ha inseguito per una decina di metri, vabbè. E va bene, basta. Queste sono le tre storie di oggi. Ovviamente, ragazzi, come al solito, vi ricordo che la risposta, cioè la. Ma perché? Ma perché non mi fai sta came ame 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 a? Dicevo, la risposta la. Ah, ma io potevo fare la potenza totale più suprema.
Sono un babbo. Vabbè, dicevo, la risposta ovviamente la avrete domani nel video di domani, la dirò come. Oh, domani penso tra l'altro ci sia test drive domani a questo punto, dato che è un po' che faccio. Oh! No! No, questa fa male. 630 danni, cioè ragazzi. Fa male di brutto, diciamo. Faglielo. Godo, l'ho beccato, sì. Nel video di domani la dirò tra, come prima cosa, come al solito, perché almeno se la gente non interessa il video, almeno sa la risposta. Ok. Allora, va bene, adesso andiamo avanti a battere questo specie di, non lo so, lucertolone mezzo rosa, mezzo no. È un po' brutto dirla tutta. Oh, godo, gli sono andato dietro. Cosa stai facendo, Freezer? Spara tutto, sì. Bam 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 bam. Bow! 424 danni. Sì. Spara questa. Oh, morto. Va bene. Perfetto. E anche Freezer, seconda trasformazione, è andata al Creadure. E adesso ci divertiamo con un Freezer. Ultima trasformazione. Un Freezer perfetto. Freezer. Oh. Ah no, è vero, dato che l'avevo già fatta. È bella domanda. E chi se lo ricorda? C'è la variante della storia di Krilli. Eh sì, ah giusto, è vero, ma aspettate un secondo. No, forse così ho fatto la stessa. Non mi ricordo assolutamente, perché in una delle due. Perché. Aspettate. Oh, veramente, vi giuro, non mi ricordo cosa. Cioè, non era così la prima volta. Perché ovviamente avendolo fatto per la seconda volta si sbloccano i finali nascosti, ecco. E questo me l'ero proprio dimenticato. Vabbè, vediamo quale delle due quella. Se va avanti, comunque qui noi la finiamo in ogni caso, perché comunque se no il video diventa troppo lungo, poi si vedrà. Volevo farti un Kenzan furioso se ci riesco, vediamo se. Anche perché non ho più vita. Oh, vai. Vai, sì. No. No. Dai, aveva sbagliato anche. No, non aveva sbagliato, mi sa. Vabbè. Dai, no. Io volevo togliergli una marea e invece così gli ho tolto uno schifo. Detto. Tipo. Vai, fagliela. Oh, siamo pari, ragazzi. Qui vinco. No. Double KO! Oddio, double KO! No, ma cosa? Ma ti pare che col double KO vince lui, il lucertolone? Ma cos'è sta storia? Ma dai, ma che cavolo è il double KO? Vai! Potenziale! Boom! Kenzan Furioso, adesso, adesso. Sì. E questo ti toglie tanto. Parapam parapam parapam. Vediamo, questo è quello potente. Boom! 999 danni, ragazzi. E passo in vantaggio. Con 999 danni passo ufficialmente in vantaggio. Lo schiva. No, 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 no. Sì. Pigliati questo. Bam bam bam. 844 danni. E qui Freezer va al creatore, mi sa. Invece no. Invece no, è ancora qui a fare lo zanza pugni KO. Vado, va bene. Adesso vediamo se la storia continua oppure no. Comunque non ci interessa. Per voi in ogni caso la storia finisce qui. Io spero che comunque il video vi sia piaciuto e come al solito ragazzi ci si vede poi con i prossimi video. Bella raga, bella raga, bella raga.